Buongiorno a tutti. Questo è un video interessante e particolare e riguarda Moret III, il cavallo di 6 anni, Pierre, un cavallo andaluso, che è arrivato qui da pochissimi giorni. Vedrete nella prima fase del video una serie di immagini relative alla sua libertà, nel senso che qui negli Asse, quando arriva un cavallo nuovo, il giorno dopo noi lo lasciamo libero nel campo prova in sabbia e entro in campo e gioco con il cavallo. Ovviamente all'inizio vedete con la frusta lunga, perché non sapendo come reagisce il cavallo è giusto comunque avere una frusta in mano. Successivamente poserò la frusta lunga e prenderò la longhina. È interessante vedere cosa fa un cavallo quando è in libertà, anche se ovviamente in un campo recintato, perché loro prima corrono in libertà, vanno al trotto, al galoppo, sgroppano, giocano, si rotolano per terra e poi cominciano di solito a fare due cose: o a tenersi distante dall'uomo oppure a puntare l'uomo e girargli intorno. Questo è un aspetto importantissimo del comportamento animale, perché i cavalli che si tengono molto distanti e molto lontani sono cavalli che, diciamo, hanno qualche preoccupazione in più nei confronti dell'uomo. Io cerco di essere chiaro quando spiego le cose nei video. Il cavallo è una preda, pertanto il cavallo ha paura dell'uomo. L'uomo è un predatore. I cavalli che si tengono a debita distanza sono cavalli normalissimi, nel senso che sono cavalli che si comportano esattamente come la loro natura. Il cavallo che invece si va avvicinando dopo un po' all'uomo è un cavallo che comunque è curioso, un cavallo che vuol scoprire, è un cavallo che ha, diciamo, uno spunto in più. E quindi questo genere di prove che vedrete nel video è importante, perché se il cavallo si avvicina all'uomo non si avvicina soltanto frontalmente, ma comincia ad andare di lato e poi inizia a girare intorno. Ovviamente io userò la voce, fischierò, cercherò di tranquillizzarlo, lo chiamerò. Quando il cavallo comincia a girare attorno all'uomo, quello è il momento in cui l'uomo può avvicinarsi al cavallo, perché l'uomo riconosce nel cavallo la sua voglia di avere l'uomo al centro del cerchio che il cavallo fa. Ci sono i video sul cerchio e sul centro, e le cose che io pubblico non vengono pubblicate alla IASE a caso, hanno un senso. Tante volte lasci libero un cavallo, il cavallo inizia a galoppare sulla cavallerizza, non ti calcola nemmeno, sta molto lontano, fischi, lo chiami, ti avvicini, cerchi di scappare. Sempre io utilizzo far così: se il cavallo va verso sinistra, io cammino a sinistra, ovviamente il cavallo è sul lato della cavallerizza, poi il cavallo si gira per andare a destra, io vado a destra, e sono cose che vedrete che sono già accadute. Poi c'è un momento in cui io mi fermo e non faccio più nulla, sono proprio fermo, immobile. Ed è lì che il cavallo, che ha quello spunto in più, per cui si comincia a riconoscere un cavallo versatile al lavoro, collaborativo con l'uomo, proprio perché ha questo senso di curiosità, di ricerca, di avventura. E la cavalcatura è una bella avventura. Non sono cose sciocche o semplici, guardate bene, sono cose importantissime. In libertà io vedo tantissime cose nei cavalli ed è bene che cominciate a guardarle anche voi. Dopodiché, riconoscendo me il centro del suo cerchio, a quel punto io posso avvicinarmi al cavallo e prenderlo in tutta tranquillità. E questo è quello che è accaduto anche con Moret III. In tanti altri video avete visto cavalli liberi muoversi, non vi ho mai spiegato questo concetto perché non avevamo ancora pubblicato i video su il centro e il cerchio del cavallo e del cavaliere. E chi vuole poi si va a vedere questo video, che è importante. Quindi continuate a seguire, e che altro dire? Ci vediamo presto.
così come vi avevamo preannunciato, anche se non sentite bene perché c'è molto vento, oggi è il giorno della sua massima libertà in campo, così conosce il posto, conosce il fondo, guarda tutto l'ambiente attorno fino a quando poi lo andrò a recuperare per riportarlo in scuderia. La libertà è l'inizio proprio della fase addestrativa e non è la costrizione. È un video piccolo, semplice, per far vedere i movimenti che lui per adesso ha. Ha dei movimenti che sono suoi, che saranno ovviamente amplificati e migliorati via via con il lavoro. Continuate a guardare queste immagini e questo è quello che facciamo in AIASA. Ogni giorno una goccia, ogni giorno una goccia e poi la Roma cavallo comincia a prendere sapore e spessore. Ciao e continuate a seguire.